Volevo porgervi un caloroso benvenuto a nome della Fondazione Culturale di Banca Etica, della Fondazione Franceschi, per essere venuti a questo incontro. Ringrazio la Regione che ci ospita e che ha patrocinato l'evento e la Fondazione Cariplo che, oltre a essere presente con un proprio consigliere, l'ha sostenuto come ha sostenuto tutto il progetto Giusti. Ecco, perché le nostre organizzazioni hanno promosso un progetto di educazione ambientale sui Green Jobs e hanno organizzato questo convegno? Perché noi, come voi, siamo fortemente preoccupati per la situazione economica e sociale in cui si trova il nostro paese e gran parte del mondo. Siamo preoccupati in particolare per l'impatto che la crisi finanziaria sta avendo sull'occupazione e sull'ambiente. Qualche giorno fa il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che a causa della crisi sono stati soppressi 30 milioni di posti di lavoro. Detto in altre parole, ci sono nel mondo 30 milioni di disoccupati in più rispetto al 2007. Molti di coloro che hanno perso il lavoro sono giovani. La disoccupazione giovanile, infatti, aumenta più velocemente di quella degli adulti. E l'Italia è il paese europeo dove il differenziale tra disoccupazione adulta e disoccupazione dei giovani è più marcato. Quest'ultima ormai tocca il 26% per i maschi e arriva al 29% per le giovani donne. Sul fronte ambientale, dopo i limitati se non deludenti risultati della conferenza sul cambiamento climatico che si è svolta proprio un anno fa a Copenaghen, ci sentiamo di dire che a causa della crisi gli interventi per tutelare e promuovere l'ambiente vengono ridotti. I dati confermano questa riduzione della spesa e anche la manovra economica presentata dal nostro governo per il 2011 all'esame del Parlamento prevede pesanti tagli alla spesa per l'ambiente. Ecco, proprio dalla non condivisione di queste scelte, dalla convinzione che si possano prendere strade diverse, dalla certezza che si possa e si debba cambiare un modello ormai ritenuto insostenibile da tutti, persino da coloro che finora non l'avevano messo in discussione. Da questo nasce l'impegno delle nostre organizzazioni a favore dei Green Jobs. I Green Jobs sono un'alternativa concreta, una via d'uscita possibile alla crisi. I lavori verdi abbracciano una vasta gamma di profili professionali, comprendono nuovi tipi di professioni, ma anche l'adattamento delle attività tradizionali. La sfida sta nel fornire ai lavoratori, in particolare ai giovani, nuove competenze che consentano loro di entrare in modo attivo nel mercato del lavoro, contribuendo in prima persona a uno sviluppo economico ecologicamente sostenibile e socialmente inclusivo. Abbiamo scelto di puntare sui Green Jobs perché coinvolgono vari aspetti della sfera economica e sociale, toccano le decisioni pubbliche e le scelte private. I Green Jobs riguardano innanzitutto il diritto al lavoro, su cui si fonda, voglio ricordarlo, la nostra Costituzione. Non un lavoro a tutti i costi, ma un lavoro decente, un lavoro con i diritti, uso la definizione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che parla di decent work. Un lavoro accompagnato da diritti che tengono però conto anche dell'impatto ambientale. I Green Jobs riguardano una migliore e più moderna formazione dei lavoratori e di chi è in cerca di lavoro. Per questo è fondamentale il contributo della scuola e dell'università e ringraziamo l'Università Bicocca e l'Università di Pavia che ci offrono il supporto scientifico al nostro progetto e ringraziamo le scuole, le classi che partecipano ai percorsi didattici previsti da Giusti e che sono qui presenti oggi. I Green Jobs hanno anche bisogno del contributo attivo delle imprese che scelgono un comportamento basato su una vera responsabilità sociale ed ambientale. I Green Jobs interpellano le istituzioni pubbliche, in particolare quelle territoriali,
che possono favorire l'occupazione verde attraverso sportelli, incentivi e soprattutto un quadro politico favorevole. Infine, i Green Jobs attengono alla democrazia, alla volontà e alla mobilitazione dei cittadini che confidano in un cambiamento possibile e vogliono adoperarsi per esso. Ci rivolgiamo a tutti questi soggetti che sono oggi qua con noi, perché mettano il tema dei Green Jobs nella loro agenda. Guardiamo al futuro, ma anche al presente. Abbiamo chiesto ad alcuni attori che prenderanno la parola stamattina di dirci cosa stanno già facendo oggi per favorire e realizzare l'occupazione verde. Ringrazio loro e tutti i relatori anche del pomeriggio. Ringrazio Eleonora Della Ratta, giornalista collaboratrice del Sole 24 Ore, che coordina la mattinata. E ringrazio tutti i partecipanti. Ci scusiamo per i ritardi nelle iscrizioni, abbiamo avuto più partecipanti di quelli che avevamo previsto. E infine l'ultimo ringraziamento a tutti i soci di Banca Etica della Fondazione Franceschi che con il loro lavoro volontario hanno consentito la realizzazione di questo evento.